Buonasera, ci ritroviamo dopo l'estate, ma tanto ormai siete abituati, sempre in questa sede, un pochino rimessa al posto. E siamo qui con Guido, e oggi anche Gianni, con Roberto e con voi soprattutto, perché quello è in una veste diversa, perché dopo 10 anni abbiamo pensato che era il momento di cambiare un po' l'identità, ma proprio identità, lo spirito anche di questi appuntamenti, e renderli degli appuntamenti più aperti, più liberi, più disponibili anche alla richiesta. E allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, così come fanno ad esempio in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, in altri paesi, che creare uno spazio dove la gente potesse andare e dire qualche cosa, raccontare quello che voleva, questi speaker cough, lì come spazio libero appunto, era una maniera per direi invogliare anche, al di là dello zoccolo duro che ormai in questi 10 anni si è consolidato, dei nostri amici che fanno parte di questa famiglia della vecchia nostra notizia, di così aprirsi con una sorta di slogan: ora tocca a te dire la tua. Questa è una sorta quasi di assoluto titolo. E quindi niente, vi annuncio già da ora che per questo mese di ottobre, senza così ve lo anticipo, già lo sapete, il 17 ci sarà un appuntamento con un signore e con la moglie di questo signore che terranno dei corsi, faranno dei corsi per insegnare appunto a come si fanno i cesti, come si facevano i cesti una volta, cesti di vini, cesti con questo, con queste erbe anche palustri eccetera, quindi una cosa abbastanza interessante. L'editore Innocenti sarà presente perché credo che farà seguito a questa iniziativa anche la creazione e la realizzazione di un vademecum, di un piccolo libricino che appunto riporta poi queste informazioni, queste notizie. La settimana successiva, il 24, avremo una giovane emergente, ma è già emerge, già è presente perché fa la grafica anche per il gruppo Espresso, che è, io mi ricordo mai il nome, Tamona Gammino. Lei è un po' la fiduciaria del Nannoni Grappi di Priscilla, no? È partita scherzando, facendo vignette eccetera, e poi ha una sua caratteristica un po' particolare. Vabbè, invitiamo sta ragazza, insomma, ci racconti un po' come nasce questa sorta anche di professionalità e di professione, ormai è diventata di più. Poi si conclude il mese, il 31, con una cosa anche questa molto maremmana, molto antica, che viene dal passato, ed è un giovane che si è messo a rifare le pompe che faceva il Vivarelli. Alla presente a nipote di Vivarelli, questo personaggio, un personaggio che ha dei contatti anche con altre nazioni, dove le pompe di Vivarelli sono state e continuano ad essere famose, perché poi sono il sistema eolico, oggi si dice così, ma insomma a vento, pompe a vento, che sono servite in tanti paesi, anche del Nord Africa, dell'Africa e del Sud America, per l'acqua, per la corrente, per tante cose. Quindi ecco, ci sembrava che questo mese potesse essere un mese. Poi nel mese di novembre ci sarà un ritorno al Grosseto di un personaggio che oggi ha una bella età, 86 anni, quindi non è un ragazzino, è Sauro Marianelli. Sauro Marianelli che ha fatto l'insegnante, che ha iniziato a scrivere libri per i ragazzi, che ha vinto anche il bancarellino per ragazzi, un personaggio un po' introverso, un po' particolare. Ultimamente è uscito un altro libro. Lui vive a Follonica e, lo dico tra parentesi, ha inventato un paio di scarpe particolari per correre sulla spiaggia, e lui, nonostante questa età, buon per lui, vuol dire che è in salute, prende anche d'inverno, insomma, acqua permettendo, e fa sempre queste sue corsette, queste sue camminate. Quindi avremo lui,
per parlare dei libri della narrativa dei ragazzi, per parlare dell'importanza anche della narrativa dei ragazzi. Questo un po' è quanto, poi vedremo in seguito anche le richieste che magari ci verranno da parte di noi. Perché iniziare da Fabio, dai suoi, dai tutti, da questi amici che io saluto insieme a tutti voi? Perché ci sembrava opportuno non negarci quella identità che ci appartiene. Ah, mi dimenticavo, Argia non ci sarà come personaggio fisso. Argia, insomma, è un impegno notevole, però ci sarà in varie occasioni, quindi magari la prossima sicuramente ci sarà, perché qualcosa è con il personaggio suo si confà. Tornando a noi, dicevo, perché portare qui per la prima volta loro? Intanto per farsi conoscere e conoscere più da vicino, e poi perché quello che loro si sono prefissi di fare è una cosa importante, è un valore aggiunto anche a quei controlli del territorio sul piano mica soltanto poi ambientalista, naturalistico, ma direi anche della sicurezza più larga, più vasta, insomma, vederli a cavallo, insomma, lassù, eccetera, anche a qualche malintenzionato, insomma, resta poi scomodo muoversi con disinvoltura e in libertà. Quindi ecco, hanno anche un valore aggiunto in più di quello della protezione naturalistica. Tant'è che la presenza dell'assessore Turbanti sarà una presenza che ci permetterà di sapere, perché ci sono poi già stati degli accordi, ci sono anche delle iniziative in corso, perché l'amministrazione pubblica si avvalga appunto del loro servizio, della loro professionalità. Volevo fare una piccola sottolineatura. Io oggi ho letto sul articolo, un articolo che non mi è piaciuto affatto. Per franchezza, chi mi conosce lo sa, non voglio fare nomi di quello che lo ha dichiarato, però non mi è piaciuto. Perché si parla in un modo un po' quasi così, non dico ironico, ma insomma un po' di noia, di fastidio, di un'identità maremmana. Fatta sì di butteri, di cinghiali, sì, ma noi no, la nostra identità deve essere, dice questo personaggio, un'identità più meticcia, più aperta, più larga, tutto vero, ma stiamo attenti a non perdere la nostra identità, stiamo attenti a far sì che le nuove generazioni insomma conoscano, non conoscano, continuino a conoscere quello che caratterizza questo territorio, che poi alla fine può essere anche non solo un valore aggiunto così di cultura, ma un valore aggiunto anche sul piano turistico, ricettivo. Insomma, in Francia la Camargue, insomma, il turismo, l'economia, una certa economia tira in funzione di quelle identità, se vogliamo, non meticce, ma del tutto indigene che ci appartengono. Quindi insomma, ecco, a me non mi è piaciuto. E io lo dico. L'identità. E poi se l'identità è l'identità. Dovrebbe essere, l'identità è quella che è. Appunto, quindi. Prego. Buongiorno. Buonasera. Non bisogna portare certificazioni, tranquilli. Quindi dicevo, concludendo questa mia intervento di apertura, non mi è piaciuto affatto, perché io credo che sia importante, un po' come i dialetti, un po' come le tradizioni popolari, sia importante mantenerle, perché hanno fatto parte, continuano a far parte, continueranno a far parte di quella che è un po' la nostra cultura. Poi è naturale, gli scambi ci devono essere, ci deve essere un'apertura, ci deve essere un arricchimento, però ripeto, il tutto senza perdere di vista quello che ci appartiene.